Tantissimi auguri, tantissimi. No, da ragazzino mi conosce a me, da ragazzino. Sono Cristina, da farmacista, lavoro in farmacia. Ah, vero, Cristina, come stai? Bene, bene, auguroni. Ciao. E vediamo ora se si ricorda di me. Si ricorda. Daniela, la figlia della maestra Ada. Com'è, signora? Benino. Mamma si incammina bene come lei. Mamma 94, va per i 95. Mamma 95. Mamma ne ha fatto 94 a giugno. Pensavo che fosse più giovane. Ne ha fatti 94. E noi facciamo il tifo pure per mamma, che deve essere lei, deve raggiungere una bella. Sta benino, mamma. Come lei? Come no? Tantissimi auguri, signora. Grazie, grazie a tutte. Mamma, c'è Alfonso. Di quanto siete tutte buone, ma tutte. Alfonso. Buongiorno e tanti auguri. Grazie, grazie. Troppo gentile, va. Tantissimi auguri a tutti. Quanti anni compie oggi? 100. Ma come sono stati? Per auguro a tutti di compierne 100. Ci parli un po' della sua vita. Cosa ha fatto lei nella sua vita? Ho lavorato quello che ho potuto, però è quello che sapevo fare. Di cosa si è occupata? Del negozio. Un negozio di generi alimentari. E della famiglia, mamma. E della famiglia. E dei figli. E dei nipoti. Vediamo suo figlio, il sindaco. Che giorno è oggi? Questo è il primo giorno dell'anno. Dell'anno che verrà, Adriano. Qual è il regalo più grande che oggi vorrebbe ricevere? No, è quello che sto assieme ai miei figli e ai miei nipoti. Quando si è sposata lei? Il 1946, mi pare. Non mi ricordo bene. Quel giorno. Cosa si ricorda di quel giorno, il giorno del suo matrimonio? Il giorno era assieme a tutti i miei amici e parenti di più. E insieme al tuo amato? Certo, è mio marito. Io ho avuto la fortuna di crescere in un paese. La parola è giusta, crescere, perché io in questo paese sono cresciuto come uomo e come sacerdote e ho ricevuto tanto da alcune persone, tra le persone che si riceve sempre dalle persone che hanno qualcosa in più, una marcia in più, qualcosa che è congenito e non è solo la genetica, caro dottore, c'è qualcosa che si sovrappone alla genetica, lo spirito, l'anima, e lei è stata questa. Perché se lei, nonostante la genetica, avesse avuto un altro carattere, non si fosse fatto illuminare nel percorso della sua vita, nel salire e scendere, nel servire, ad avere sempre la parola giusta e il sorriso giusto per tutti. Oggi è un giorno di festa per la nostra comunità. La signora Carmela compie 100 anni e in questo giorno, che è il 6 dicembre, la festa del nostro santo patrono, è il giorno anche in cui si inaugura finalmente dopo 13 anni la chiesa madre, la nostra chiesa madre. Quindi quale messaggio di speranza più bello di questo, di essere qua tutti quanti insieme a festeggiare la signora Carmela. La signora Carmela è stata un esempio
ed è un esempio per tanti. Ha avuto una vita bella, ha avuto dei figli, ha 4 figli, 5 nipoti, 8 pronipoti, ha lavorato e ha continuato a lavorare sempre, fino anche a qualche settimana fa, perché comunque è stata vicina alla famiglia ed è stata vicina ai suoi figli. Ha amato il proprio paese e per noi oggi, in questa giornata particolare, festeggiare i suoi 100 anni è sicuramente un momento di gioia bellissimo. Quindi a nome mio, a nome di tutta l'amministrazione comunale, a nome di tutta la comunità, le auguro i più sinceri auguri e le auguro tutto il bene del mondo. Ma facciamo gli auguri di stare ancora bene a lungo tempo e di dare a Gioiosa, diciamo, una luce, perché è importante vivere e vivere bene. Ho visto che la signora sta abbastanza bene, ha dato, diciamo, ha circondata qua oggi dalla famiglia intera e da molti amici, molte persone che la stanno accompagnando. Speriamo che possa avere ancora lunga vita. Un momento importante oggi, da un figlio poeta, scrittore. Io mi aspetto dei versi per gli auguri di questa mamma. Guarda, i versi ci sono per la verità, ma preferisco dire soltanto un verso, neppure in rima, perché... Scusa, ci fosse stato Mario Renzi, amico nostro, amico suo in particolare, avrebbe fatto il verso dell'asino, che lo fa benissimo. No, il fatto è questo, che ci si rende conto in queste giornate che c'è un fattore inverso, cioè mentre le mamme, i genitori aumentano negli anni, i figli diventano sempre più piccoli ed è come se avessero sempre più bisogno di loro. Non è vero che sono diventati adulti e si sono perciò affrancati della loro presenza, c'è sempre più bisogno di loro e quindi io le direi: mamma, sono grande, ma non so perché sento sempre bisogno di te. È l'augurio più bello. Parlava prima anche di genetica, di invecchiare bene, ecco, la vostra mamma è invecchiata bene. Sì, indubbiamente, infatti io sono in trattative con i miei fratelli per barattare un appartamento col gene giusto. Se loro mi danno il gene giusto tutto per me, io posso dare in cambio appartamenti e altre cose. Sicuramente la genetica è fondamentale, ma come dicevo prima anche l'epigenetica, cioè i fattori ambientali che sono in grado di modificare quelli genetici. Gioiosa Marea è, per questo secondo me, ha un ruolo fondamentale. Io per primo ho scelto di vivere a Gioiosa Marea perché penso che dal punto di vista ambientale sia il massimo, sia per quanto riguarda l'inquinamento e tutto, ma soprattutto per la bellezza, perché la bellezza aiuta a vivere meglio sicuramente. E poi poco fa ho detto ovviamente l'affetto è una cosa imprescindibile. Io non capisco come si possa arrivare a 100 anni senza l'affetto dei figli. Lei ha vissuto, ha avuto la fortuna, questa è stata una fortuna, di vivere a casa sua con l'affetto dei figli. Mio fratello vive in casa con lei e questa è una cosa unica, secondo me straordinaria, che l'ha aiutata, che l'ha portata avanti fino adesso in queste condizioni, tra l'altro, perché in condizioni veramente smaglianti. È una cosa fantastica mia madre. Ma che mamma è? Vi dà ancora le direttive? Che mamma è stata? Beh sì, da questo punto di vista, malgrado lei sembri la persona più quieta, più calma, ha un carattere anche abbastanza fermo ed ha sempre avuto dei desideri che ha trasmesso, non sempre appagabili magari, no? Però questo è comprensibile. Il fatto è che lei ha conservato innanzitutto ha conservato fermi i valori e questi valori provengono anche dalle sue origini, cioè dalla campagna, dalle tradizioni. E siccome sembrerebbe una persona che non ferisce, invece non è così. Lei ferisce perché è portatrice di tanti ricordi, di tante conoscenze. Delle volte io magari non ricordo un legame familiare di persone, di concittadini, magari estranei alla nostra famiglia, e lei invece ricorda molto bene. Questo secondo me può accadere, a parte i fattori genetici di cui si parlava prima, se si è fatta una vita sana mentalmente, sentimentalmente, interiormente. Lei interiormente ha fatto una vita molto sana, dedicandosi praticamente agli altri, a noi, ma anche alle persone di riferimento.